Sabato 9 gennaio, quarta serata della sesta edizione del Festival Pontino del Cortometraggio, Teatro Moderno via Sisto V, Latina. Non soltanto registi in concorso di un certo spessore, non soltanto attori noti dentro i cortometraggi, ma in sala un pubblico di tutto rispetto, non soltanto per il numero ma proprio per la qualità. E qui con noi Roberto Girometti, un famoso direttore della fotografia italiana. Benvenuto Roberto. Grazie, grazie a voi di avermi invitato, è stato veramente un grande piacere arrivare qui a Latina. E beh, ci mancherebbe. Roberto Girometti è stato presidente dell'AIC, l'Associazione Italiana Autori della Fotografia, dal 2003 al 2006, ma la sua carriera è iniziata negli anni 60 con la settimana Incom, per poi avere la grande esplosione nel 1970, quando... più o meno quando hai accompagnato Roberto Rossellini. Dove, Roberto? Dunque, con Roberto Rossellini andammo in Cile a fare un lunghissimo documentario molto bello che si chiamava Vincimos e Vinceremos, perché in quel momento il presidente Allende era riuscito ad arrivare alla presidenza del Cile. E girammo credo un paio di mesi più o meno facendo tutto il Cile da Arica, che era quasi all'equatore, fino a Punta Arenas e giù nella Terra del Fuoco, e fu un viaggio straordinario. Roberto, che cos'è il ruolo di un direttore della fotografia e quanto è importante nella riuscita di una buona pellicola? Ma io credo che subito affianca regista la prima persona che, diciamo, il suo braccio destro è l'autore della fotografia, perché una volta visto insieme la storia che è stata scritta, immaginata, pensata da regista insieme ai suoi sceneggiatori, quando si arriva sul set, diciamo, chi prende un po' in mano tutto la parte tecnica è l'autore della fotografia, per cui lì avvengono delle volte anche delle discussioni, ma delle discussioni in funzione di una migliore di un migliore film, ecco. Questo. Perciò anche nella settima arte il lavoro di squadra premia sempre. Beh sì, perché insomma in fondo il cinema è un lavoro d'équipe, appunto si parte da una storia, si scrive una storia, si fa la sceneggiatura, poi c'è la regia, c'è la fotografia, c'è la scenografia, il trucco, i costumi, perché è un gruppo di persone che collaborano tutti insieme per la riuscita di questa straordinaria cosa che è il film. Mary, quali sono le novità di questa sesta edizione che nei numeri è stata eccezionale? La novità più grande, quella a cui tengo di più, è il numero di ragazzi che hanno cominciato a partecipare attivamente e a fare in modo che il festival diventi un festival laboratorio, dove le persone possono accedere per imparare a far diventare qualcosa di astratto, una cultura astratta del cinema, qualcosa che può diventare evento e diventa capace di realizzare un evento. Questa è la cosa che amo di più. La seconda, non meno importante, è Corto Maghreb. Vogliamo guardare all'Africa perché non è poi più così lontana come si potrebbe pensare, perché dobbiamo fare i conti con questa realtà. Tanto vale incominciare a conoscerla nella sua parte, diciamo, che ci può essere più vicina, la cultura, nel nostro caso la cultura cinematografica.